Questa mattina questo messaggio vi è stato portato da me e Franco insieme, e credo che sia un messaggio che abbiamo tutto bisogno di sentire. E si chiama Una direzione per il cristiano e per la Chiesa. And this is a message Franco and I will bring together. And it's called A Direction for the Christian and the Church. I think it will be easier for you to follow, because you'll have the Italian and you'll have the English. At least you'll get the main points of what we are trying to say. But I will be speaking in Italian for the rest of the message. So you please be careful to look at the English translation for you. Una direzione per il cristiano e la Chiesa. Noi abbiamo tutti un bisogno di avere una direzione per la nostra vita come cristiani e tutti insieme come comunità, come una Chiesa. Però al solito noi diciamo che è il nostro dovere di essere per la gloria di Dio. Questa è la direzione della nostra vita. Però cosa significa veramente? Cosa significa veramente che noi siamo per la gloria di Dio? Nei primi Corinzi, capitolo 6, 19 e 20, un passaggio che almeno so che Bill gli piace molto, perché lui la usa per il logo dell'organizzazione che lui lavora per. Però si dice che noi siamo, è il nostro dovere che noi glorifichiamo il Signore, il Dio, nelle nostre corpi e nel nostro spirito, che appartengano a Dio. Però cosa significa veramente? È una cosa dirsi, noi siamo per la gloria di Dio. E sembra buona, però abbiamo un bisogno per un sostegno, un argomento che noi capiamo bene questo. E ci sono questi versetti dei Romani che sono amati da tutti i cristiani, perché i cristiani piacciono molto questo versetto 28, che dice: noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo provvedimento. Noi vogliamo che tutte le cose cooperano per il bene, anche quando le cose non sono bene, buone. Abbiamo una speranza che proviene da questo passaggio, però il passaggio dice che le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, loro che hanno una relazione con Dio, e loro tutto sarà per loro che sono chiamati secondo il suo provvedimento. Cos'è questo provvedimento o scopo che dovrà essere nostro? E molti cristiani leggono il versetto 28, però non il versetto 29, perché il versetto 29 ci dice esattamente che il provvedimento di Dio, il scopo, che tutte le cose cooperano per il bene, è questo: di essere conformi all'immagine del suo figlio. Di essere conformi all'immagine del suo figlio, così che tutto che ci succede a noi, il Signore lo usa per il suo scopo, e il suo scopo è che noi ci vediamo, siamo conformi all'immagine del suo figlio, anche quando le cose non sono bene e buone, così che queste sareste. Di essere per la gloria di Dio significa di fare cose che ci conformano all'immagine del suo figlio. Nel Marco capitolo 3, i versetti 13 e 14, abbiamo questo momento in cui cita Gesù, sceglie i suoi apostoli,
E quando lui sceglie gli apostoli, il Marco ci dice perché l'ha fatto. Lui l'ha fatto questo perché stessero con lui e dopo potesse mandarli a predicare. Per essere con lui, per stare con lui per prima e dopo di essere mandati a predicare. Questi due scopi sono, in questo noi facciamo due scopi per il cristiano e la chiesa. Uno che è di adorare e l'altro che è di testimoniare, di essere con Gesù e di essere mandato da Gesù. Franco ci parlerà per il primo e io continuo con il secondo. Franco. Buongiorno, good morning a tutti quanti. Grazie per la bellissima introduzione. Vittorio mi ha messo il timer, così vado subito al sodo. Mi ha detto che se non rispetto il tempo mi toglie l'amicizia su Facebook. Vero? Bene, grazie Brady per l'introduzione. Questa parte meravigliosa, quella dell'adorazione, veramente ci deve far sentire molto privilegiati. Vedete, noi compiamo 5 movimenti nell'adorazione che noi usiamo, cioè 5 movimenti li utilizziamo per poter lodare Dio. E guardiamoli insieme, veniamo per essere chiesa, siamo in piedi per lodare, ci inginocchiamo per confessare i nostri peccati, ci sediamo per ricevere, come in questo momento, la parola, e poi ultimo usciamo per evangelizzare. Questi sono i 5 movimenti che noi compiamo nella lode che rendiamo a Dio. Perché lo facciamo? Lo facciamo per la gioia del paradiso? Lo facciamo per la paura dell'inferno? O lo facciamo perché ci è stato insegnato in questa maniera? Io ho 5 motivi perché sono qui a lodare il Signore, che voglio condividere con voi. Nonostante i miei peccati, Dio non ha mai smesso di amarmi. Questo è il motivo perché mi sento in dovere di lodare Dio. Poi vediamo anche versi meravigliosi come Romani 5:8, dove dice che Egli è morto per noi, nonostante i nostri peccati. L'altro motivo perché io lodo Dio, perché l'anima mia è assedata del suo creatore, proprio l'anima desidera stare in comunione con il suo creatore, lo dirà il Salmo 42, che l'anima mia è assedata di Dio. L'altro punto, perché lodo Dio? Perché quando lodo Dio mi sento protetto, l'anima mia è protetta e sente questa protezione proprio in questo mondo dove c'è tanto, tanto peccato. Ma colui che è nato da Dio, Dio lo protegge. E ovviamente il maligno non ci può toccare. Vedete, sono conferme che noi andiamo a trovare nella parola di Dio. L'altro punto è perché Dio si fida di me, si fida di ognuno di noi. Mi ricordo quell'immagine quando i discepoli dubitavano della risurrezione di Gesù. Ad un certo punto Gesù gli dice: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo. Ecco, io credo che il Signore veramente continua a fidarsi di noi nonostante la nostra fragilità. E il quinto punto, mi ha donato una famiglia, questa bellissima famiglia che è la Chiesa, dove in questa famiglia io trovo il vero amore, quell'amore che ovviamente non posso trovare nel mondo. Vedete, noi veniamo in Chiesa non per essere Chiesa, infatti noi non andiamo in Chiesa, noi veniamo, perché il concetto di venire significa che stiamo lasciando un qualcosa, stiamo lasciando la vecchia vita per essere la nuova vita. Ecco perché noi veniamo in Chiesa per essere Chiesa e non andiamo, perché il venire sempre suppone che stiamo lasciando una condizione per prenderne un'altra. E questo bellissimo verso che mi piace, dove due o tre saranno riuniti nel mio nome, io sarò lì in mezzo a loro. Oggi siamo molto più di due o tre, perciò il nostro Signore è in mezzo a noi in una maniera speciale. Siamo in piedi per lodare Dio. Nella lode a Dio non c'è spazio per la nostra carnalità, perché Dio è spirito, come dirà in Giovanni, no? E i veri adoratori che il Padre richiede lo devono adorare in spirito e verità, perciò non c'è spazio per la nostra carnalità a lodare Dio. Un altro punto molto bello, ci inginocchiamo per confessare i nostri peccati.
Quello che è importante, che a me mi fa sempre riflettere, quel salmo che Davide scrisse dopo il suo peccato. Lui dice: se potessi pagare il mio peccato offrendo degli olocausti, io lo farei, ma Dio non gradisce gli olocausti. Quello che Dio gradisce è un cuore, uno spirito rotto, sentirsi peccatore, è quello che Dio gradisce. E lo vediamo nel salmo che Davide scrive. E ci sediamo per ricevere la parola. Vedete, mangiare pane per diventare pane per il mondo, questo è importante. Noi dobbiamo nutrirci di Cristo per diventare tanti Cristi per il mondo, ovviamente non per prenderci la gloria, ma per servire Dio, per servire nostro Signore. E dobbiamo mangiare pane per diventare pane. Un altro punto molto forte, racchiudendo anche quello, il concetto che poi vedremo con Vittorio, con Bledi, daremo valore a tutto questo solo se ci amiamo intensamente. Vedete, la lode a Dio, no, include soprattutto questa ultima parte. Ci amiamo intensamente gli uni gli altri di puro cuore, perché tutto quello che noi facciamo a Dio, verso Dio, se non c'è l'amore in orizzontale, decade, proprio viene vanificato. Infatti, se veniamo al locale e non siamo uniti, vanifichiamo la nostra lode. Se stiamo in piedi per lodare Dio, ma non riusciamo ad amare chi ci sta a fianco, vanifichiamo la nostra lode. Se ci inginocchiamo per confessare i nostri peccati, ma non riusciamo a perdonare il nostro prossimo, vanifichiamo la nostra lode. Se ci sediamo per ricevere la sua parola vivente, ma non la mettiamo in pratica, lo faremo morire e vanificheremo la nostra lode. Perciò quanto è importante l'amore verso il nostro prossimo? Perché se non c'è l'amore verso il nostro prossimo, tutto quello che noi facciamo verso Dio decade. Vedete, la lode a Dio è relazione in orizzontale e in verticale. E questo è importante, fratelli, perché? Perché la nostra relazione con Dio, no? Perché in verticale è una relazione verso il nostro creatore. E che cosa include? Ti fa trovare pace meditando su tutto quello che Dio ha fatto nella tua vita. Questa è la nostra relazione in verticale, ti fa sentire lo Spirito Santo attivo nella tua vita. L'altro punto è: l'amore di Dio scorre in noi facendoci avere la mente di Cristo. Questa è la relazione in orizzontale. E l'ultimo punto ci ricorda di guardare in alto, come ci ha sempre consigliato Gesù, perché è importante guardare, avere quella relazione in verticale. E questo che cosa fa? Ci premia giustificandoci, perché se abbiamo questa relazione noi riceveremo questo premio di giustificazione. E poi c'è la parte orizzontale, verso l'uomo, verso il nostro prossimo. E questa relazione è importante perché qui c'è un imperativo, e l'imperativo è: come posso essere utile per il mio prossimo? Cosa posso fare per il mio prossimo? Qual è l'aiuto che io posso dare? Soprattutto condividere tutto quello che Dio ha fatto nella tua vita. Questo è importante. Condividere tutto l'amore che Dio ha versato nella tua vita, condividere con il nostro prossimo. L'altra cosa è la vita pratica, amare attraverso il servizio. Come ho detto ieri, l'amore non è un semplice sentimento, ma è azione. Se non c'è azione nell'amore, resta un amore platonico e virtuale. E questo tipo di rapporto in orizzontale, in verticale, ci premia con l'essere giustificati, e in orizzontale ci premia con la santificazione. Perché non è che entriamo nella vasca battesimale e riceviamo la santificazione e sarà sempre quella. Noi dobbiamo crescere nella santificazione, e si cresce proprio attraverso questa relazione con il nostro prossimo. Vedete, come dirà Gesù quando gli fu fatta quella domanda: qual è il più grande comandamento? E Gesù disse: ama Dio con tutto il tuo essere e ama il tuo prossimo. Da questi due comandamenti, dalla relazione che noi abbiamo in verticale e in orizzontale, dipende la legge e i profeti. Non possiamo togliere una, non possiamo dire: io amo Dio e odio mio fratello. Perché, dico, decade quell'amore che abbiamo
verso Dio, perché l'amore verso il prossimo è il termometro che misura l'amore che noi abbiamo verso Dio. Chiediamoci: le nostre riunioni profumano di Cristo? E questo è importante. Quando ci riuniamo, sentiamo quel profumo di Cristo? O puzziamo? O emaniamo un cattivo odore? È bello poter, vedete, quando c'è una persona che profuma, attira, no? Poter stare vicino ad una persona che profuma. Le nostre riunioni profumano di Cristo? Ritorno a casa edificato o scarico? O io vengo qua in comunità, siamo qua per che cosa? Perché noi siamo, non siamo un club di santi, ma siamo un ospedale per peccatori, dove ci alleniamo per poi combattere la nostra battaglia fuori. Un altro punto fondamentale: cosa sto facendo per migliorare la mia comunità? E questo è un altro punto. Ognuno di noi ha un compito. Il Signore ha dato almeno un dono ad ognuno di noi. E questo dono, io non vado in comunità per ricevere. Io vado in comunità prima di tutto per dare. Il ricevere è una conseguenza di una comunità edificata. Se tutti veniamo per dare, alla fine la nostra edificazione è una conseguenza di una comunità che è in salute. Perciò ognuno può dare qualcosa. Un altro punto fondamentale: c'è una vera relazione con mio fratello o sono un incontro di club? Vengo qua perché c'è la bella crostata che sta lì su quel tavolo, si mangia, si beve, passo del tempo visto che non ho nulla da fare. Non è così. Noi dobbiamo venire qua perché mio fratello ha bisogno della relazione, ha bisogno del mio affetto, anch'io ho bisogno. Vengo per ricevere e per dare. Questo è soprattutto importante, fratelli. Il fratello ha bisogno di una bacca sulle spalle, il fratello ha bisogno di essere guardato negli occhi come anch'io ho bisogno. Io non posso immaginare la mia vita senza la Chiesa, non riuscirei ad immaginarla. Per me la Chiesa è fondamentale. Come diceva ieri Bledi, a volte si usa lo slogan sia Cristo no alla Chiesa. No, non funziona. Vedete, la nostra vita, e questi due punti importanti, Cristo e la Chiesa, come i binari del treno. Se tu togli un binario, il treno non può camminare. E così la nostra vita. Arrivo alla conclusione, amico Vittorio. Questo bellissimo salmo che recita Davide dice: una cosa ho chiesto, no? All'Eterno, e quella sto cercando. Una. E lui dice: dimorare nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita. Bene, io credo che tutti vogliamo essere in questa casa, la casa del Signore, stare qua, perché come abbiamo letto, dove due o tre sono riuniti, io sarò in mezzo a loro. Ma il salmo non finisce qua, perché contemplare la bellezza dell'Eterno, scusate, Davide ha detto una cosa ho chiesto, adesso ne ha chieste due cose: dimorare e contemplare. Come si può contemplare la bellezza dell'Eterno? Attraverso il fratello. Attraverso il fratello, non c'è altro modo. Contemplare la bellezza dell'Eterno. Noi siamo il corpo di Cristo. E la bellezza dell'Eterno sta nella Chiesa. E poi ne chiede un'altra: ammirare il suo tempio. Noi siamo il Tempio di Dio. Non sapete voi che lo Spirito Santo è in voi e che voi siete il Tempio di Dio? Perciò Davide dirà: una cosa ho chiesto, ma poi ne vediamo tre cose, perché queste tre cose è un'unica cosa. Io spero che questo possa essere la nostra preghiera. E l'ultima cosa che dico, fratelli, la nostra lode a Dio, facciamola iniziare dal basso. E che Dio possa benedirci. Amen. Come abbiamo già detto, è che quando pensiamo per due scopi, per un cristiano e la Chiesa, è questo scopo di adorazione che deve essere nostro. Però dal nostro adorazione, la nostra adorazione di Dio trabocca nella nostra testimonianza per Lui. Se noi proprio abbiamo adorato il Signore, ciò che facciamo è che anche testimoniamo per Lui.
nel Matteo 28 è interessante di notare che quando Gesù stava andando al cielo, loro erano lì adorandolo. Però notate anche questo: avevano dei dubbi. Avevano dei dubbi se tutto questo ne valeva la pena, se tutto è andato come voleste andare. Noi abbiamo bisogno di venire insieme, però noi veniamo insieme non semplicemente di stare insieme, però per essere preparati di andare fuori. Perché la nostra adorazione di Dio trabocca nella nostra testimonianza per Lui. Anselmo ha detto questo detto che è usato di solito e ha molto da dirsi a ciascuno di noi. Perché la fede è una cosa che cerca comprensione. Noi non sappiamo tutto. E sempre. Noi siamo tutti insieme provando di capire bene, meglio il nostro fede nel Signore. E se aiutiamo un altro, tutto andrà bene. Nella continuazione di ciò che Gesù dice nel Matteo 28, lui fa questo, lui avvicinato a lui, allora dice: io ho tutta la potestà, ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra, e già che io ho ogni potestà, andate e fate discepoli. Questo è la missione che vi do, è una missione che di certo fa parte il battesimo, però lui dice anche insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato, incluso il comandamento di fare discepoli. E Gesù quando lo fa questo lo fa anche con una promessa, e la sua promessa è: se noi stiamo facendo il comandamento di testimoniare per Lui, Lui sarà con noi, noi non saremo da soli, Lui sarà con noi. E finisce con la parola Amen. Gesù ci dà un compito, però ci dà anche una promessa. Promessa di essere con noi. Ma mentre lo facciamo. A questo momento sto facendo un studio sulla prima lettera dei Tessalonicesi, ok, a Tirana. E ci sono parole, ci sono cose che mi piacciono con questo studio. Vedete ciò che lui dice nel primo capitolo. Primo capitolo, versetti 6 e 7. Paolo gli dice a loro che la parola del Signore è tramite voi risuonata e fatto il eco. Tramite voi è risuonata, e al punto che noi non abbiamo bisogno di parlare, perché l'avete già fatto voi siete stato un esempio per le chiese di Macedonia e di Arcaia. E dopo lui dice anche questo, perché così nel grande affetto che nutriamo per voi, eravamo contenti di comunicarvi non solo l'Evangelo di Dio, ma la nostra stessa vita. Non soltanto il Vangelo, ma la nostra stessa vita, perché eravate divenuti cari. Ciò che Paolo sta dicendo è che noi dobbiamo predicare il Vangelo
però dobbiamo essere il Vangelo. Dobbiamo predicare il Vangelo, però dobbiamo essere il Vangelo. E quando Paolo parla del suo ministero con loro, lui lo definisce il suo ministero come usando termini di padre, madre, fratelli, di termini di famiglia. Lui dice che il nostro servizio tra voi è stato un servizio di famiglia, è un servizio caro di un padre, di una madre, di un fratello, ciò che abbiamo tanto, tanto bisogno. Noi non abbiamo bisogno semplicemente di insegnanti bravi, abbiamo bisogno di quelli che possono predicare il Vangelo a noi, però possono anche essere il Vangelo per noi. Di predicare il Vangelo e essere il Vangelo. Infatti, quando Paolo ha mandato Timoteo per visitare loro, e Timoteo viene di nuovo da parte da lui, Paolo usa un linguaggio interessante, perché dice che quando Timoteo è venuto da noi, lui ci ha portato buone notizie da parte vostra. E le parole che lui usa in greco sono parole che significano: lui ci ha portato Vangelo, perché la vostra vita è una vita di Vangelo. Noi dobbiamo predicare il Vangelo e dobbiamo essere il Vangelo. Quando stavo pensando per il messaggio con Franco e ciò che dovrebbe essere utile a voi, ho pensato che è difficile per voi una cosa: tutti quelli che vengono a Roma vogliono predicare dalla lettera ai Romani. Era molto difficile non fare. Infatti ho appena notato che il versetto con cui ho iniziato era dei Romani, e ciò che vi porto è di nuovo dalle lettere dei Romani, e lo faccio perché Paolo ha molto da dire per il Vangelo nella lettera dei Romani. Lui dice, e ho usato questa parola, ricordate, come Pietro ha fatto nella seconda lettera. Pietro dice: io vi ricordo ciò che voi sapete già. Però è importante che lo ricordate, perché è semplice di dimenticare. E voi sapete bene, meglio di me, ciò che Paolo dice, che il Vangelo è la potenza di Dio. Il Vangelo è la potenza di Dio per salvare. E noi dobbiamo ricordare questo, perché dobbiamo predicare e dobbiamo essere il Vangelo. Il Vangelo è la potenza, non è la nostra. È nel predicare il Vangelo, è nel essere il Vangelo che noi facciamo questa potenza di Dio mandato nel mondo. E infatti capitolo 10 lui dice che la parola di Dio può salvare, però che in ordine che la parola di Dio si salva, è importante di predicarla, è importante di dare il Vangelo agli altri, di predicare il Vangelo e di essere il Vangelo. Paolo ha un altro passaggio importante nel capitolo 15 dei Romani. In questo capitolo, che è uno dei miei preferiti perché usa l'Iria, in versetto 19, lui dice che io avevo un'ambizione, e la mia ambizione era di predicare dove Cristo non è stato predicato. Questa era l'ambizione di Paolo. E infatti quando lui scrive alla chiesa di Roma, gli dice anche questo: io ho un desiderio, il mio desiderio è che quando io vengo a Roma, voi mi aiutate ad andare in Spagna. Il suo ambizia
La missione era di predicare e di essere il Vangelo, dove Cristo non è stato conosciuto. E lui gli scrive 2000 anni fa, la Chiesa di Roma disse: questa è la mia ambizione, però ho anche un desiderio. Il desiderio che voi mi aiutate di portare il Vangelo di fronte. E io credo che il Signore vuole questa ambizione e questo desiderio di continuare. E per questa ragione lo porto di nuovo in proprio in fronte a voi. Sareste magnifico se questa comunità diventa di nuovo ciò che Paolo aveva in mente 2000 anni fa. È interessante, come voi sapete già, che Paolo è arrivato a Roma, però non proprio come lui ha fatto il piano di arrivare a Roma. E di solito il Signore opera in maniere che noi non capiamo, però è sempre per la sua gloria. E lui sa come fare questo bene. La nostra adorazione, ciò che Franco ci ha incoraggiato, normalmente deve traboccare nella nostra testimonianza per lui. Gesù ha preso i suoi di stare con lui e dopo di mandarli a predicare. E questo non è cambiato, è sempre il solito, è sempre l'unico modello di discepolato. Con questi cinque movimenti che Franco e io ci abbiamo portato, noi dobbiamo pensare veramente che il scopo di un cristiano, il nostro scopo come la Chiesa, deve essere proprio questo. Essere una comunità di adorazione ed essere una comunità di testimonianza. Io non so ciò che sta succedendo in questa chiesa o quali sono le vostre sfide e problemi, però ogni chiesa ovunque ha bisogno di essere chiamata di adorare. È chiamata di testimoniare per il nostro Signore. Questo può essere un scopo per ogni cristiano e può essere il scopo per ogni chiesa. Io veramente spero e prego che l'ambizia che Paolo aveva, che il desiderio che lui aveva, diventa l'ambizia e l'ambizione e la il desiderio di questa Chiesa per la gloria di Dio, finché Gesù viene di portarci a casa.